35 anni fa era esattamente il 23 settembre 1985, veniva assassinato Giancarlo Siani, giovane cronista precario del giornale Il Mattino. Veniva assassinato mentre rincasava a bordo la sua Citroën Meari. L'orrore e l'orgoglio è quello di avere qui ospite suo fratello Paolo Siani, oggi deputato del Partito Democratico, da 35 anni attivo nella lotta contro ogni forma di criminalità. Buongiorno Paolo, come va? Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua. Allora, io voglio cominciare non tanto dal Giancarlo Siani martire, diciamo, voglio cominciare dal Giancarlo Siani ragazzo. Chi era suo fratello prima anche di diventare giornalista? Allora, Giancarlo era un ragazzo assolutamente normale, era un ragazzo molto sveglio, già da bambino era un ragazzo molto sveglio, molto intraprendente, era curioso, era uno sportivo perché amava non solo guardare il calcio, ma giocava a calcio, ma soprattutto giocava a pallavolo e poi è diventato allenatore di una scuola di pallavolo femminile e poi maschile. Era un ragazzo con grande curiosità e questo probabilmente lo ha portato poi a scegliere il mestiere, uno dei mestieri più belli del mondo, quello di raccontare i fatti, andare a cercare i fatti e raccontarli. Devo dire però che sto parlando di un ragazzo di tanti anni fa, un ragazzo che vive in un mondo diverso dal nostro, dove non c'era il telefonino, non c'era internet e non c'era il computer, per cui le cose erano molto più lente e tu per raccontare cose dovevi andare in quel posto, vedere, parlare con le persone, studiare il fenomeno, ma non c'avevi Google e quindi dovevi andare a guardarti nei libri, nei giornali, farti un'idea e poi raccontare. Quindi un ragazzo del tutto normale che stava provando a fare il giornalista. Un giornalista giornalista è stato definito, è stato spesso paragonato a una donna che purtroppo è stata assassinata a sua volta qualche anno fa, Daphne Caruana Galizia. Ecco, ma quando ha cominciato a fare questa professione, cosa diceva in famiglia? Di cosa parlava? Delle sue inchieste? Aveva paura? Dunque, lui raccontava spesso le cose che faceva, io spesso ne parlavamo insieme. Io spesso non trovavo il suo articolo nel giornale che compravo ogni mattina perché era nascosto negli articoli in basso, usciva spesso nelle pagine che non venivano pubblicate a Napoli. E raccontava di quello che lui vedeva, lui raccontava una città complessa come Torre Annunziata. Lui vedeva il malaffare nei vicoli della città, io ricordo il suo racconto quando la prima volta vide insieme al capitano dei carabinieri un ragazzo ucciso per terra e si sentì male, no? Senso di disagio anche fisico, raccontava di quello che lui vedeva e quindi i rapporti che lui insomma cercava di capire tra malaffare e politica, che poi abbiamo scoperto tanti anni dopo, 11 anni dopo, esistevano ed erano ben saldi. Io ricordo che D'Alterio nei suoi sei maxi processi, dopo di Giancarlo, ha condannato tre ex sindaci con tre assessori. Quindi lui raccontava quello che vedeva e spesso a casa discutevamo. Se posso dire, qualche volta io gli ho chiesto se quello che faceva era pericoloso e lui rispondeva molto serenamente, dice no, perché è pericoloso per me? Io racconto il fatto quando già è accaduto. Non mica lo racconto prima, quindi io racconto una cosa che è accaduta perché dovrei avere paura. E questa risposta che lui mi dava in modo molto sereno mi tranquillizzava. Non capivo una cosa che l'ho capita molti anni dopo, che era lui l'unico che raccontava certe cose, era quello che stava più addosso a quel sistema e quindi lui era un bersaglio identificabile. Infatti nel libro che Repubblica Napoli regalerà ai suoi lettori il 21, cioè lunedì, il magistrato D'Alterio in un'intercettazione racconta che il sindaco di Annunziata dice al telefono non posso fare questa cosa perché la stampa ci sta addosso e la stampa era inevitabilmente Giancarlo in quel periodo. Ecco, ma quello che chiedo è questo, senza scadere nella morbosità ovviamente, perché non è opportuno, ma cosa diceva dei colleghi? Che rapporto aveva con i colleghi? Li accusava di, diciamo, omertà o complicità o aveva comunque un rapporto di collaborazione? Allora, no, lui dei colleghi non parlava, diciamo, poco, ma
non ne parlava male, anche se in quegli anni il lavoro era molto, diciamo, singolo, cioè, io vi parlo di 40 anni fa, dove per fare giornalista dovevi scrivere molti articoli, perché dopo un numero tot di articoli potevi fare una causa e quindi potevi essere assunto dal giornale, quindi la lotta era a chi scriveva di più, a chi era più bravo a trovare notizie, chi era più bravo ad andare prima nei posti, lamentava qualche assunzione che in qualche modo lo anticipava, ma questo lo aveva messo nel conto e sapeva che c'era qualcuno che aveva strade più semplici della sua, aveva il giornale, ma lui aveva l'unico, diciamo, suo interesse, il suo obiettivo era scrivere, scrivere molto, perché sapeva che dopo un tot numero di articoli poteva, dal sindacato, chiedere di essere assunto al giornale. E infatti ha scritto in pochi anni quasi 1.000 articoli, che è un numero straordinario per un ragazzo che ha fatto questo lavoro per pochi Sì, anni, non ci 5, 6 dimentichiamo anni. che quando è stata assassinata aveva 26 anni. Esatto, sì. E cominciò a scrivere nell'80, quindi diciamo in 5 anni ha scritto veramente tanti, tanti articoli. Ecco, io c'è un'altra foto che mi ha sempre molto colpito. Eravate voi due in una manifestazione per la pace, perché Giancarlo Siani era anche un pacifista. Beh sì, quelli erano gli anni in cui noi, lui, io e tanti nostri amici lottavamo per le strade, abbiamo partecipato a molte marce per la pace, perché erano gli anni della guerra, insomma, di momenti di tensione, quindi noi abbiamo sfilato più volte, quella volta eravamo a Roma, eravamo a Piazza Esedra, una grandissima manifestazione della pace organizzata proprio a Roma. Sì, lui era un pacifista, aveva sulla sua vespa il simbolo no guerra, quindi diciamo era un pacifista convinto. Che cosa pensava complessivamente suo fratello della politica, intesa a livello globale? Dunque, la nostra educazione, quello che abbiamo ricevuto in casa da mio padre e da mia madre, era di occuparci della politica, di seguire la politica. Io ricordo perfettamente quando c'erano le vecchie tribune elettorali, che mio padre guardava puntualmente e ci obbligava, fra virgolette, a guardare, cioè dovete ascoltare, capire, sentire. Quindi lui aveva un rapporto alla politica di rispetto e di attenzione. Della politica di Torre Annunziata aveva poco rispetto e molta attenzione, perché aveva intuito che c'erano dei rapporti, diciamo, non normali, ma rapporti di affari tra i clan e la politica dell'epoca, cosa che lui aveva intuito, ma non poteva ovviamente provare, ma che però D'Alterio, 11 anni dopo, ha provato e mettendo in galera ben 3 sindaci dell'area vesuviana. Lei in questo momento è impegnato in politica, ovviamente non entreremo nel merito di questioni contingenti, però una valutazione gliela chiedo. Complessivamente, dalla sua esperienza in Parlamento, che impressione ha ricevuto? Cioè, come ha trovato il mondo politico? È un mondo che le sembra comunque costruttivo o è un ambiente che non la soddisfa? Dunque, io sono, dopo 2 anni e mezzo praticamente della mia esperienza in Parlamento, io sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto e ringrazio molto chi mi ha dato l'opportunità, che poi è Matteo Renzi, di fare questa esperienza nella mia vita. È un mondo come tutti i mondi, è un mondo complesso, ricco di tante persone eccellenti che ho conosciuto in Parlamento, persone che non conoscevo, non vi parlo dei capi dei movimenti, parlo di parlamentari semplici come me, che lavorano sodo in commissione, che studiano molto, perché come tutti i lavori, se vuoi farlo bene devi studiare, devi informarti, studiare, avere una rete di persone che ti aiutano, e nel complesso ho trovato, diciamo, delle ottime persone, almeno quello che io frequento, quello che io ho scelto, sono delle ottime persone con cui ci confrontiamo spesso, non solo quando siamo in aula o in commissione, ma anche dopo e anche ora che siamo, quando siamo a casa o quando, insomma, ci scriviamo spesso, ci confrontiamo. Quindi nel complesso è un'esperienza molto positiva, che mi ha convinto di una cosa di cui io per anni invece non ero affatto convinto, che le persone che hanno competenze, che hanno un'idea, che hanno degli ideali e che sanno fare qualche cosa, devono necessariamente impegnarsi per un periodo di anni limitato a dare una mano al loro paese. Io infatti farò una legislatura, poi vedo che tornerò a fare il medico come sempre fatto, perché questi 5 anni devo dare il massimo delle mie possibilità per provare a migliorare il mio paese. È un servizio che bisogna che le persone che hanno competenze
decidano di farlo nella loro vita. Ho pensato spesso che se fosse ancora fra noi, probabilmente questa esperienza suo fratello l'avrebbe fa già fatto o la starebbe facendo in questo momento. Ma chissà, devo dire, ormai diciamo, a me manca il confronto con un fratello, ovviamente, e questo per le tante cose, che tanti mali che fa la mafia, sottrae capitale umano, sottrae cervelli al nostro paese. Questa è una cosa che viene poco raccontata, nel senso non è soltanto la mancanza fisica, l'amore, l'affetto, ma anche il contributo intellettuale che può dare una persona, e questo è un'altra cosa che le mafie impoveriscono il nostro sistema. Non so se l'avrebbe fatta lui, di certo ne avrei discusso con lui della mia scelta e mi avrebbe aiutato certamente in questo mio nuovo lavoro. Voglio chiederle questo. Ho parlato l'altro giorno con Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore. È stata un'intervista molto difficile, sinceramente, cioè un'intervista nella quale mi ha detto dell'eredità di mio fratello a Pollica non è rimasto nulla. Cosa è rimasto a suo giudizio dell'eredità di suo fratello Giancarlo nel giornalismo e anche nei luoghi che frequentava? È rimasto molto, ne ho la prova ogni anno in questi giorni quando lo ricordiamo in modo diciamo molto più intenso. È rimasto molto tra i suoi colleghi che allora erano giovani colleghi suoi, nei ragazzi che scelgono di fare giornalisti qua a Napoli, che si ispirano in qualche modo a lui. Quindi ha lasciato un segno, questo è miracoloso. Un segno tanti anni dopo in tanti ragazzi e in tanti studenti che ancora oggi leggono i suoi articoli, ancora oggi scrivono lettere a Giancarlo, si confidano con lui perché viene visto come un modello, un ragazzo normale, non un eroe a cui ispirarsi. E devo dire che mi è stato molto utile questo impegno delle scuole perché la verità è che non avere giustizia è una tragedia. E quindi io capisco lo sconforto di Dario e capisco le sue parole. Io ci ho messo 11 anni, ho fatto battaglie enormi perché il caso non venisse dimenticato e venisse ripreso. E poi quello che è decisivo è trovare alleanza nel territorio e far sì che altre persone, oltre la famiglia, ricordino Giancarlo in qualche modo ne portano avanti i suoi ideali e il suo modo di essere e il suo modo di scrivere in questo caso. Ci tengo a ricordare che esiste anche l'esperienza di una bella radio, che è Radio Siani. Eh sì, è la Leo Siani che è un bene confiscato a un boss della Camorra e a Ercolano, sono ragazzi straordinari che sono ormai tanti anni che fanno un lavoro di informazione e hanno scelto di farlo proprio con Giancarlo. A suo giudizio, questo me lo sono sempre chiesto. C'è stato un articolo, diciamo, che è stata la sua condanna a morte, o c'è stata una serie di articoli per cui a un certo punto la Camorra ha deciso di toglierlo di mezzo perché dava fastidio? Sono stati una serie di articoli, certamente non è stato un tamburellare di Giancarlo continuo in cui raccontava tante cose che invece non andavano raccontate. Io ai ragazzi, quando parlo di lui, spiego sempre di com'era Giancarlo quando lui scrive un articolo sul mattino ed era un articolo di spalla, quindi non un articolo in prima pagina né secondario, in cui lui racconta una notizia molto semplice, molto banale, poco interessante alla prima vista, cioè la chiusura di un negozio a Torre Annunziata. Beh, se si legge quell'articolo, se si va dentro l'articolo, lui in quel pezzo, che era un pezzo piccolo, racconta perché quel negozio è chiuso e racconta di chi era quel negozio, era del clan di Camorra, e riciclava i soldi del clan. Ecco, questa piccola notizia che hanno letto certamente le persone interessate, è una delle tante cose che dava fastidio, che svelava un segreto, che svelava il retroscena, cioè quello che fa il giornalista, che davanti a una notizia si chiede perché, ne scopre il motivo e lo racconta. Cioè questo è il vero modo, no, di raccontare i fatti, non solo dire chiusa boutique a Torre Annunziata, potrebbe essere chiusa per tanti motivi, no, svelare che era la boutique in cui il clan ci dava i soldi, questo dava fastidio.
L'altro motivo è che era solo, era un facile bersaglio. Non c'era a quell'epoca ancora Libera, non c'era a quell'epoca ancora movimento di anticamorra, per cui era effettivamente lui solo che raccontava cose pericolose. E poi c'è stato un articolo decisivo del 10 giugno in cui lui svela un tradimento fra clan, una cosa che insomma, ledeva l'onore di queste, diciamo, tra virgolette, queste persone, e quello, diciamo, è il momento in cui dicono: a questo punto eliminiamolo. Ed era semplice, era un ragazzo che camminava con una macchina di plastica per la città, era un bersaglio molto semplice da colpire, quindi senza crearsi grandi problemi, è stato deciso. Quindi non è un articolo, ma è una serie di articoli, ma soprattutto la presenza continua e costante su quel territorio in cui raccontava e denunciava cose che invece era meglio che non fossero mai conosciute da nessuno. Salvatore Borsellino, a proposito del fratello Paolo, ha raccontato che ci fu una riunione di famiglia in pratica nei giorni successivi alla tragedia di Via D'Amelio. Disse appunto la mamma, riunì i figli e disse: adesso voi dovete portare avanti il lavoro, ma soprattutto le idee di Paolo. Senza entrare in dettagli privati, lei come apprese la notizia dell'omicidio di suo fratello e quale fu la reazione della vostra famiglia da questo punto di vista? Perché fui una delle prime macchine ad arrivare dietro le macchine alla polizia. Io entravo a casa dal turno di guardia in ospedale, quindi trovai le macchine della polizia ferme sotto casa, e quindi fui uno dei primi a vedere, a capire. La prima reazione è una reazione di assoluta dolore, un dolore che non si può raccontare, un dolore talmente profondo che, diciamo, c'è un totale blocco di tutte le tue attività e sei bloccato nel provare a limitare questo dolore, dolore che è acutissimo in quei giorni e che ricordo perfettamente bene, che rimane acuto e profondo e doloroso anche oggi che sono diventato vecchio, che sono trascorsi tanti anni. Ma quel dolore può dare tante reazioni. In me ha dato la reazione di ribellione, cioè io non potevo accettare che questa cosa finisse lì, cioè che Giancarlo finisse lì in quella macchina. E quindi ho cominciato a provare a ribellarmi e a cercare alleati. E più mi guardavo intorno e più ritrovavo questi alleati, più parlavo con le persone, più trovavo gente che voleva darmi una mano, voleva stare con me e parlare di Giancarlo. E questo movimento è talmente tanto cresciuto che oggi io non riesco ad andare in tutte le scuole che chiedono di raccontare di Giancarlo, perché ormai è diventato è, tra virgolette, un eroe dei nostri tempi. Quindi la reazione è dolore profondo e intenso che ti cambia completamente la vita, ma nel mio caso reazione altrettanto forte per far sì che il suo ricordo, il suo nome, il suo volto rimanga impresso in chi c'era allora e chi ci sarà dopo. Siani, nello ricordare che a proposito di Eccito Libera, in questi giorni è uscito, ce l'ho fra le mani, il nuovo numero di questa bella rivista che è La Via Libera, pronti per la rievoluzione, è un titolo piuttosto forte di questa bella rivista, ripeto, dell'Associazione Libera contro le Mafie, che ogni 21 marzo organizza una grande giornata contro le mafie e per la legalità. E nel ricordare anche che questi giorni si celebra, oltre al 35° anniversario della scomparsa di Giancarlo Siani, anche il 30° anniversario di Rosario Livatino, il giudice Rosario Livatino ucciso dalla Stidda nel 1990. Le chiedo questo in conclusione: a suo giudizio c'è stato un miglioramento anche della comprensione? Cioè, lei ha fiducia nelle nuove generazioni? Le sembrano più mature rispetto a prima sui temi della legalità? Forse c'è stato qualche piccolo inconveniente, un momento che richiamiamo, è stato un piccolo problema, ma tutto pienamente risolvibile. Ecco Sentire qui. una domanda. Capita anche Ah, ok, nelle. No, tanta era l'ultima. Comunque, la domanda è questa:
Sì, E lei è, è chiaro. lei è convinto che ci sia stata una maturazione da parte delle nuove generazioni per quanto riguarda la lotta contro la criminalità? Allora, assolutamente sì. Io ho attraversato questi 35 anni nella società e ho visto i cambiamenti radicali che ci sono stati nella società sul tema. Ho visto crescere in modo esponenziale, in modo enorme l'attenzione dei ragazzi a questi temi. Io ho visto la volontà di capire e di opporsi. Ieri alla manifestazione che abbiamo fatto con Repubblica, una ragazza di 18 anni annunziata, una giovane ragazza, ha raccontato che diceva, poco è cambiato in questi anni. Ora io poi le ho parlato, mi sono avvicinato, gli ho spiegato, guarda che invece è cambiato moltissimo, perché 35 anni fa, immaginare che tu, studentessa dell'Annunziata, potessi parlare nell'aula magna più antica e più bella dell'università di tutta Europa, che è l'Università Federico di Napoli, avanti al ministro e a tante autorità, magistrati, era non impensabile, è inimmaginabile, è una cosa che mai hai voluto pensare di realizzarla. Oggi non solo tu lo fai, ma oggi puoi raccontare quello che tu pensi a tante persone e stai sicura che queste persone ti ascoltano e le tue parole non rimarranno nell'aria. Ecco, quindi io dico ai ragazzi, è molto è cambiato, abbiamo fatto grandi passi avanti, si deve fare di più, si può fare di più, bisogna che tutti, come dice Don Ciotti, facciano la loro parte, però non possiamo dire che tutto come era 35 anni fa, perché non è vero, ma perché toglie la speranza. E io credo che, come diciamo, scrive anche D'Alterno nel suo libro, che se magistratura, società civile, scuola e io aggiungo politica, stando dalla stessa parte, le mafie si possono sconfiggere. Però questi quattro elementi devono lavorare insieme, in squadra e con lo stesso obiettivo. Se uno dei quattro viene meno, ovviamente le mafie ne approfittano. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.